Eccoci qui con Albano, uno dei coach di The Voice. Allora, com'è stata questa esperienza che per lei è stata la prima volta come coach in un talent? C'è sempre una prima volta nella vita di ognuno di noi. Tra un po' ci sarà anche una prima volta nella mia vita che sarà quella di diventare nonno. Come vedi, sono sempre abbonato le prime volte. Quindi questa esperienza da coach nel The Voice è stata fantastica, molto di più di quanto mi aspettassi. E sono felice di aver fatto la scelta giusta al momento giusto con la trasmissione giusta. Okay, durante la conferenza diceva che verrà fatto un CD con tutte le 12 talenti. Sì, questa è la mia idea e la porto avanti. Già mi hanno dato l'ok parecchi di loro, adesso aspetto anche gli altri, qualcosa di importante succederà. Qual è stato il momento più emozionante, più bello che ha vissuto durante la trasmissione? Momenti belli e emozionanti tanti. Però uno tra quelli più eclatanti è stato quando la ragazza Marianne ha cantato È la mia vita, ma non perché sia una mia canzone, ma per come l'ha eseguita, mi ha strabiliato e toccato. La cosa bella che è stata che in quel momento lì, al momento della girata, uscì fuori dal blind, eravamo tutti e quattro presi dalla potenzialità di questa ragazza. Quindi se ci fosse l'opportunità di rifare questa esperienza, la rifarebbe oppure no? Ai posteri la sentenza del Bene, dopo The Voice, quali sono i suoi progetti a livello musicale? Intanto quello di fare un CD con tutti i 12 ragazzi che hanno preso parte nella mia squadra. E poi tournée dappertutto, da Austria, Russia, Germania. La cosa importante è andare a cantare al Bolshoi di Mosca con l'Armata Rossa, il coro dell'Armata Rossa, quella non era fantastica. E via di questo passo. E soprattutto fare sempre del buon vino. Perfetto, un saluto ai nostri lettori di SMS News Quotidiano. SMS News Quotidiano, quotidianamente attaccati al news, con l'importante fattore che ci siano sempre news positive che aiutano a vivere meglio. Grazie mille.